Archiviata la parentesi di Coppa Italia e Lecce vive la vigilia della sfida contro il Grosseto, formazione affrontata di recente in Coppa e vittoriosa contro i giallorossi. La squadra Leccese, dopo il mercoledì di Coppa, si rituffa in campionato. Osservato il turno di sosta forzato, Micoli e compagni disputeranno la terza partita consecutiva in casa in quasi 15 giorni. L'obiettivo è allungare la striscia dei risultati utili consecutivi, 7 quelli già incasellati, e dare continuità alla risalita in classifica. Dal Prato al Grosseto, non considerando la partita rinviata contro la Nocerina, il Lecce chiuderà un ciclo che ha visto la squadra giallorossa confrontarsi solo con compagini toscane: Viareggio, Pontedera, Prato e Grosseto, quest'ultima sfidata anche in coppa. La squadra Leccese ha dato in queste partite impulsi positivi alla propria classifica, arrivando sulla soglia dei playoff. Ma in questo periodo ha potuto recuperare non solo posizioni importanti, ma pure calciatori che si stanno rivelando utili per la scalata che la tattica di Lerda, Amodio, Papini e soprattutto Miccoli senza dimenticare Rullo, Bencivenga e Ferreira Pinto che hanno avuto finora un ruolo marginale nel nuovo corso avviato con il tecnico piemontese. Sebbene non ci sia ancora omogeneità di condizione, un valore che non sarà mai uguale per tutti i calciatori, il tecnico giallorosso non si può dire più che costretto a fare i conti con l'emergenza. Come detto, il recupero più importante riguarda Fabrizio Miccoli, difficile tenerlo seduto in panchina e con Zigoni è stata finora la scelta principale operata dal tecnico giallorosso. Da verificare se anche contro il grossetto la scelta ricalcherà le precedenti. Intanto per la difesa sarà Vinetò il sostituto di Diniz squalificato. Dall'altra parte ci sarà un grossetto appena affidato da Antonello Cucureddo. Non un volto nuovo in maremma, anzi l'ex calciatore della Juventus torna a guidare i biancorossi toscani dopo la parentesi felicissima di qualche anno fa con la promozione in Serie B. Pochi allenamenti e prime indicazioni. ...indicazioni da parte del tecnico subentrato a Cuoghi.